Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, io per iniziare mi scuso se l'audio non sarà ottimo, perché questo è un video che registreremo di fuori e al momento sono in autostrada che sto viaggiando verso Forlì. Per iniziare vi ringrazio tutti quanti per esservi iscritti al mio canale, ve ne sono veramente grato. È stato un anno molto soddisfacente per quanto riguarda il canale, ho fatto tantissime cose che mi hanno fatto piacere fare, ve le ho portate a far vedere e secondo me condividere con voi queste cose è stato qualcosa di magico, un momento magico poterle condividere con voi che le avete apprezzate, vi siete divertiti, ci siamo fatti due risate, abbiamo imparato roba nuova. Vi ringrazio tutti per essere qui comunque con me, ecco, con noi, perché alla fine dietro di me ho anche degli amici che mi aiutano, che devo ringraziare, ringrazio sempre, a modo mio, ma ringrazio. E niente, vi racconto del video di oggi. Oggi andiamo, per lo speciale dei 500, andiamo alla fiera di Forlì, l'Expo Elettronica, e è una di quelle fiere dove andate e non avete idea di quanta roba vi serve finché non la vedete lì. Quindi per me è uno di quei posti belli ma pericolosi. E niente, adesso continueremo quando sarò arrivato lì. A dopo! Allora, ci stiamo avvicinando, la fila per entrare è abbastanza lunga e una volta dentro iniziamo. Allora, biglietto ottenuto, entriamo. Lo vendono ancora, il tester come il mio. Allora, siccome una console Sega mi mancava, questo è il clone, diciamo, del Mega Drive 2, ma ha detto che è ufficiale Sega. Boh, vediamo. Comunque contiene un 368 giochi all'interno. Sì, 368. E ne aggiungiamo un'altra. Pagata comunque non 59, ma 29. Mini consolina con una mini TV. Allora, per l'XP avevo bisogno di una tastiera e un mouse migliori, speriamo che questi lo siano. 15 euro. Chiavetta da 128, 10 euro. Qui c'è la roba un po' più retro, un po' più di quella volta là, insomma, degli anni 90, giù di lì, inizio 2000. Pausa caffè e si riparte. Qui c'è un Lamparty intanto. Qui siamo nella zona action figures, collezionismo e roba del genere. Voilà. Ok ragazzi, sono in autostrada per il ritorno. Abbiamo fatto dei buoni affari, possiamo dire. La tastiera sapevo di averne bisogno, perché comunque con quella che uso nell'XP per giocare i vecchi giochi mi trovo proprio male con tastiera e mouse. Ne ho preso un'altra combo wireless sempre, 15 euro, speriamo che vada meglio, almeno a impatto visivo già è meglio, ma vediamo nell'utilizzo. La console Sega, sì, ne volevo una, non sapevo di averne bisogno
finché non l'ho vista a 29 euro. La chiavetta USB non sapevo veramente di averne bisogno, ma quando l'ho trovata lì a prezzo Amazon senza bisogno di aspettare il corriere, beh, ho detto perché no, prendiamola. In totale ho speso 54 euro della merce più 11 di entrata, 2,40 bottiglietta d'acqua e caffè, spenderò 4,40 di pedaggio tra andata e ritorno, più un po' di benzina, però l'importante è farsi un giro e distrarsi. Fortunatamente c'era poca gente, quando c'era l'assembramento schivavo e me la sono passata abbastanza bene. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!